Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo di tutte le opportunità, le agevolazioni che ci sono anche per le mamme, proprio in vista anche della festa eh, dedicata appunto alla mamma, alla mamma, donna, ma soprattutto anche alla famiglia. Quali sono le opportunità fiscali, occupazionali, quali sono le agevolazioni? Ne discuteremo con la nostra ospite, che ringraziamo davvero, con la dottoressa Lara Michiorri, responsabile del settore fiscale del CAF della Will. Benvenuta. Dottoressa come sempre se avete delle domande c'è Maris per voi Pronta, prontissima a ricevere tutti i vostri messaggi Quindi mi raccomando non esitate, partecipate alla nostra diretta È semplicissimo, basta mandare un messaggio tramite il nostro numero Whatsapp 340 880 1035 È il numero che dovete memorizzare, il nostro numero Se preferite potete memorizzare anche la nostra mail E scrivere a vediamoci chiaro chiocciolatv2000.it E lo sapete ormai, vediamoci chiaro è su Facebook, Instagram ed X Dottoressa, per entrare nell'argomento, ecco, iniziamo a capire come è difficile o come è possibile conciliare la vita di mamma tra famiglia e lavoro. Lo chiedo anche a lei, insomma, che sicuramente può esprimersi anche in prima persona, perché non è facilissimo. Tutti i giorni muoversi, spostarsi, lavorare, avere un lavoro importante e significativo come quello che fa lei, insomma, però può gestire il tutto. Sicuramente è molto difficile per noi mamme riuscire a mettere insieme la vita lavorativa eh, con la vita da mamma, eh, però è chiaro che con uno sforzo superiore si riesce sempre ad affrontare quelle che sono le, le situazioni dei, dei propri figli e poi non dobbiamo ricordare. Che c'è anche una serie di rete, che è la rete sociale, la rete familiare, che ci aiuta molto in questo. Ecco, sono fondamentali, sono davvero eh, importantissime. Allora, iniziamo a entrare nello specifico, un po' per la trasmissione, le detrazioni fiscali per quanto riguarda i figli a carico. Allora. Quali sono queste detrazioni fiscali soprattutto sono significative o sono ancora poche a suo giudizio? Allora diciamo che il legislatore ha dedicato particolare attenzione a quelle che sono diciamo, le detrazioni e i bonus dedicate alle mamme e quindi ai figli. Se parliamo di detrazioni fiscali ci sono una serie di detrazioni che le mamme possono usufruire per i propri figli e vanno dalle spese più semplici che sono le spese sanitarie. Ecco, facciamo vedere il cartello, così lo facciamo vedere anche a casa e ce lo commenta lei, che abbiamo preparato un cartello, le spese sanitarie sono, diciamo, tra le prime, no? Che noi subito eh, l'impatto con le spese sanitarie subito eh, non eh, ci sono. Allora sì, allora, sicuramente ci sono tra le, Vanno annoverate come prima cosa le spese sanitarie, poi ci sono le spese di istruzione, poi ci sono le spese relative all'abbonamento per il trasporto pubblico dei figli, poi ci sono le spese relative al, agli abbonamenti alle palestre per i propri figli. Quindi ci sono una serie di spese che noi, visto che si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi, possiamo portare in detrazione. Per ecco, i nostri figli. Ecco, le chiedo soprattutto di focalizzare perché insomma per i figli tutti tengono tantissimo l'aspetto legato all'istruzione, alla e... formazione. Ecco. Sì. Capitolo spese di istruzione, spese di formazione per quanto riguarda i figli: quanto è rilevante e in che maniera incide e che cosa fare? Sì, esatto. Diciamo che per quanto riguarda le spese di istruzione, possiamo partire dal la possibilità di portare in detrazione le rette per l'asilo nido fino poi a passare alla possibilità di portare in detrazione le cosiddette rette universitarie. Quindi se abbiamo un bambino molto piccolo e sosteniamo le spese per l'asilo nido possiamo portare in detrazione quella retta in una misura massima. Quindi ci dobbiamo sempre ricordare che se noi spendiamo 3.000 euro l'anno non possono essere portate in detrazione tutte le 3.000 euro ma fino a un importo X stabilito dal legislatore. Poi ci sono le spese relative alla scuola, alla scuola dell'obbligo, che sono le spese di iscrizione, ma sono la spesa relativa alla mensa, la spesa relativa al trasporto del cosiddetto scuolabus, la spesa relativa al post scuola e al prescuola. Poi quando i ragazzi diventano più grandi, quindi vanno alle superiori, possiamo portare in detrazione, che, che so, ad esempio le spese per le gite scolastiche, le spese relative alla cosiddetta offerta formativa, che è il corso di lingue, il corso di teatro, Fino a poi, dopo, quando i ragazzi crescono, quindi vanno all'università, possiamo portare in detrazione anche le rette relative alle spese universitarie. Sia che sono spese consistenti. Significative, consistere. esatto. Quindi dobbiamo ricordare che ci sono diciamo, eh, università pubbliche e università private. Possono essere portate in detrazione sia le spese per l'università pubblica che le spese per l'università privata, però è chiaro ed evidente per una questione di parità sociale, quando io sostengo delle spese presso le università private, eh, devono essere commisurate in ragione del tetto massimo delle università pubbliche. E lei sta raccontando queste detrazioni che ricordiamo questa è proprio la stagione perché esatto. si fa la dichiarazione dei redditi il 7.30 in questi giorni, in questi mesi. Quindi mi raccomando questo è il periodo giusto per fare queste verifiche. Quindi insomma a doppiamente. Bisogna stare attenti a quello che sta dicendo la dottoressa Lara Michiori. Domande da casa? Allora, non sono poche. Ci scrive subito un, un papà, un futuro papà, Paolo. Dice, buongiorno mia moglie, è in dolce attesa. Ecco, ed abbiamo sentito parlare del bonus mamma domani. Ecco, vuole sapere come funziona, di che cosa si tratta. Allora, guarda, mi dispiace per il nostro teleascoltatore, ma questo bonus non c'è più. Oggi non c'è più, perché questo è un bonus che è stato assorbito dall'assegno unico universale. Quindi dal settimo mese di gravidanza, potrà fare la domanda presso l'Inps dell'assegno unico universale. Ecco, allora focalizziamo quest'altro aspetto, l'assegno unico universale, che in qualche modo ha assorbito, come le diceva, un po' tutti questi aspetti, detrazioni, bonus, vari. Possiamo spiegare come funziona, di che si tratta, qual è il periodo, qual è la finestra? Per poter fare questo tipo di intervento? Sì, allora l'assegno unico universale è stato introdotto da due anni a questa parte e eh, per fare la domanda era necessario farlo la prima volta eh, e la domanda andava presentata e va presentata presso l'INPS. Eh, però accanto alla domanda bisognava avere, bisogna avere anche un ISE in corso di validità. Quindi vale per tutti quanti i figli fino all'età di 18 anni, poi per la fascia che va da 18 ai 21 anni si ha ugualmente diritto all'assegno unico universale, purché il figlio eh, comunque studi, faccia un tirocinio, si è iscritto alle, alle liste di collocamento. Dopo i 21 anni di, di età non si ha più diritto all'assegno unico universale, ma ritornano in gioco le famose detrazioni fiscali. Una volta fatta la domanda vale anche per gli anni successivi. L'unica cosa che ci dobbiamo sempre ricordare è quella di presentare ad inizio anno un ISE in corso di validità. Eh, ricordiamo che l'ISE è una sorta di, ormai è diventata come, il, come la carta d'identità, bisogna sapere insomma, qual è la situazione economica. Che però, una fotografia molto, non solamente del reddito complessivo, esatto. patrimoniale di tutto quello che uno ha. Quindi è fondamentale questo ISE, come diceva Lara Michiore. Abbiamo cominciato, abbiamo iniziato la trasmissione parlando della difficoltà, ma anche dell'opportunità, della capacità di tante mamme di essere lavoratrici e mamme allo stesso tempo, soprattutto l'occupazione. Allora, siamo in collegamento con il vicepresidente nazionale di Confcommercio, Donatella Prampolini, che saluto e ringrazio, presidente. Salve. Le chiedo subito, ecco lei è un'imprenditrice, eh, ha tante persone che lavorano con lei. Come è cambiato il rapporto? Cioè, voglio dire, innanzitutto parliamo anche di una situazione personale. Si riesce a coniugare il tutto? Lavoro, impresa, eh, famiglia? Non è facile, eh? Beh, io, io credo però di essere un esempio positivo per chi ci sta guardando, perché io, oltre a essere mamma di tre figli, sono anche già nonna. Quindi, a brevissimo nascerà il mio secondo nipotino. Mia figlia lavora con me in azienda e quindi ha due figli, ma anche lei è lavoratrice eh, e riesce a conciliare entrambe le cose, quindi devo dire sì, si può fare. Non è semplice, certamente. Mm, quello che fa la grandissima differenza è proprio la cultura ambientale, nel senso che noi siamo consapevoli che l'Emilia Romagna... È un territorio in cui la cultura degli asili, la cultura del matriarcato, del fatto che comunque le donne sono sempre state, diciamo così, quelle che hanno retto la famiglia e, e comunque si dava quasi per scontato che dovessero anche lavorare, ha certamente aiutato. Noi poi ci siamo, diciamo così, mh, molto imposti in casa, nel senso che abbiamo fatto capire. Che non eravamo disponibili proprio a fare soltanto a scegliere se fare la mamma oppure se fare l'imprenditrice o fare le altre cose, e quindi abbiamo trovato un terreno fertile. Ecco, le chiedo perché lei ha tantissimi insomma, guida vicepresidente di Confcommercio, ma insomma, ha veramente tantissimi eh, supermercati per mercati, eh, in tutta Italia. Insomma, guida strutture di con centinaia possiamo dire di dipendenti. La donna all'interno, soprattutto lì ce sono tantissime, nei supermercati italiani vediamo una presenza di donne significative, come è cambiato ecco, questo tipo di rapporto e ci sono gli, gli strumenti giusti? Allora, noi effettivamente abbiamo oltre il 95% di personale femminile. Quindi devo dire che è un tema molto sentito. Quello che io noto è che spesso e volentieri si tende ad appaltare alla donna diciamo così, il lavoro di cura della famiglia, che siano bambini, che siano anziani, si dà un po' per scontato che debbano essere le donne quelle che si prendono l'aspettativa utilizzano i permessi, utilizzano la 104 per stare a casa ad accudire la famiglia. Ecco, è una cosa che ancora sta facendo fatica a cambiare. Anche se noi, appunto, come imprenditori ci teniamo invece a far capire che c'è la possibilità anche di evolvere nella propria carriera e che non è necessario che nella famiglia e nella coppia sia sempre la donna quella che si deve sacrificare. Il lavoro di cura può essere fatto da tutti e due. Le nuove generazioni sono forse più pronte a questo tipo di atteggiamento, ma noi secondo me la vera battaglia la dobbiamo fare sulle vecchie generazioni, perché non è detto che i cinquantenni di oggi debbano necessariamente... Ancora vivere in una cultura in cui è l'uomo che detta le regole familiari ed è l'uomo quello che può continuare a lavorare mentre la donna deve in qualche modo sacrificare la propria carriera. E insomma, sta cambiando come lei dice: Grazie davvero, grazie e complimenti per tutto a quello voi. che fa, perché veramente guida un colosso da questo punto di vista. È il vicepresidente di Confcommercio, la salutiamo Donatella Prampolini, io rientro in studio e allora Michio richiedo un altro aspetto importante, torniamo proprio agli aspetti pratici, no? perché sì. poi la gente a casa dice sì, però praticamente questa decontribuzione per le lavoratrici, qual è questo per le mamme da questo punto di vista? Sì, quest'anno il legislatore ha previsto anche una decontribuzione per le lavoratrici madri con eh, tre figli o più, eh, in via sperimentale invece per eh, tutto il 2021. Questa agevolazione è stata data anche alle mamme che hanno figli minori eh, nel numero di due figli. E questa, diciamo, e come si sviluppa? Questa è la novità sì, di quest'anno. È una però. novità molto importante perché, come dire, i contributi a carico della, eh, cioè una decontribuzione dei contributi a carico della, della mamma. E questa è possibile richiederla, questa fare questa domanda presso l'Inps o presso il datore di lavoro e vale per tutti quante le tipologie di lavoro, full time, part-time, settore pubblico, settore privato, tranne che per le lavoratrici domestiche. quindi Ehm, si ha eh, in termini numerici un risvolto positivo nella busta paga finale della lavoratrice mamma domanda da casa Maris a proposito della, della prampolini dei supermercati a quali ecco, mi unisco per le congratulazioni c'è una domanda che arriva da Evelina circa la carta acquisti ecco, dice, ho sentito parlare della carta acquisti per chi ha un ISEE basso e con bimbi al di sotto di tre anni di età dice ecco, io ho due figli uno di due e uno di cinque anni vuol sapere posso farne richiesta? sì le, perché questa è comunque dedicata a coloro che hanno figli inferiori ai tre anni, però anche qui bisogna verificare quelle che sono le condizioni reddituali, bisogna avere un ISE molto basso, pari a 8.000 euro, e poi avere una serie di altri requisiti, ad esempio avere solo un'utenza dom domestica, eh, avere soltanto un'allacciatura un al gas, cioè avere una serie di requisiti. Quindi per vedere se... La nostra signora ha tutti quanti i requisiti, sicuramente si dovrà regare presso uno sportello CAF per, perché detto così ha diritto. Ecco, lo certo. fai vedere nello specifico. Se lo... Facciamo un'ultima domanda, abbiamo 30 secondi, le chiedo, da lavoratrice, esperta del mondo fiscale, qual è la priorità per una mamma? La priorità per una mamma, beh, sicuramente è cercare di mettere insieme eh, il lavoro e mettere insieme l'amore e la cura per i figli. Eh, riuscire a creare questo connubio non sempre è una cosa facile per noi mamme, e lo dico da mamma eh, col con cuore. Bello, ed è bello questo, Insomma, lei è abituata ai numeri, a tutte queste cose legate al fisco, invece, vedete che c'è appunto anche un trasporto fondamentale perché ci bisogna coniugare questi due aspetti. Grazie davvero, grazie per la puntualità, per la precisione, come sempre. Lara Michiorri, responsabile del settore fiscale del CAF, che è il Centro di Assistenza Fiscale della Will e noi come sempre e ora andiamo nei mercati con Giuseppe Pinetti vediamo dov'è secondo me è in Lombardia sì, vediamo un poco buongiorno Giuseppe questa mattina sono ancora in Lombardia precisamente a Milano al mercato di via Papignano che avevamo lasciato la settimana scorsa perché è talmente grande che non ero riuscito a completare i prodotti caratteristici oggi Voglio partire dai formaggi. Cristian, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto voglio conoscere quelli caratteristici lombardi, magari milanesi, come formaggi. Ok, va bene. Allora, parliamo dei top class e quelli più richiesti, che sono l'Izzola Naturale e Dolce. Ecco, che sono praticamente gorgonzola. Eh, assolutamente sì, assolutamente sì. Sono degli erborinati. Per poi passare a un quartirolo, che è prettamente asciutto, ideale per fare dell'insalatone che scusami questo qua quartirolo è talmente anche abbastanza compatto asciutto come dicevi che è un po come la feta assolutamente sì cambia solo la, la tipologia di latte queste mucca e quell'altro è pecora e poi c'è il bergamino anche lui è un tipo taleggio diciamo lavorato a pasta cruda e ha il cuoricino più compatto e una maturazione sotto crosta per renderlo più deciso come sapore e questo invece si può usare pasteggiando tranquillamente assolutamente sì assolutamente invece se ti chiedo quello quando viene il milanese qua che cosa compra come formaggi, a parte quelli caratteristici? Il, il, il formaggio più venduto è sicuramente il parmigiano reggiano e il grana padano, per poi passare ai pecorini. Ecco fammi vedere, ecco, questi sono i pecorini, eccoli qua. Passiamo dal siciliano al romano che si usano da grattugia, e poi quelli da pasteggio. Abbiamo quattro tipologie: una matrice più dolce e tre sardi. In base alla stagionatura ha un'intensità di sapore. Cristian, sei stato bravissimo e ci hai fatto scoprire veramente anche dei formaggi di cui ignoravo l'esistenza. Quindi adesso invece vado a scoprire il pesce. Vi lascio ai colleghi del pesce, buona giornata a tutti. Grazie Cristian, andiamo a scoprire il pesce. Perché sembra strano pensare che a Milano ci sia il pesce fresco, ma Milano è una delle piazze dove c'è il mercato ittico più grande sicuramente d'Italia ma forse anche D'Europa, sì, di Europa anche. Max, buongiorno. buongiorno. Buongiorno, allora, qual è il pesce che i milanesi vengono a comprare da te? Ah sicuramente pesce azzurro, gamberi, pesce azzurro come i sugarelli costano poco da fare fritti, se no gamberini freschi che costano poco, sempre da fare fritti o con la pasta, oppure sempre sgombri, pesce azzurro che fa bene, costa poco ed è tornato di moda. E poi abbiamo i gamberi dell'Ecuador che costano poco, sono buoni e la gente fa scorta con 10 euro mangi un chilo una famiglia posta. E poi ovviamente ci sono. Adesso c'è Tombarelli, c'è Orata della Grecia che costa poco, Branzini della Grecia che costa poco, che siamo sotto i supermercati. Ecco, Max, allora noi di solito alla fine di ogni servizio che facciamo in ogni città d'Italia ci salutiamo con un saluto tipico della città in cui ci troviamo. Oggi siamo a Milano, com'è che si salutano i milanesi quando si salutano? Eh, ciao! In dialetto. Ah, eh, non lo so il dialetto milanese. Ciao, ciao a tutti. Va bene, allora ciao ciao, ciao a ciao, tutti, buona giornata, grazie. Ciao, ciao. Grazie, grazie a Giuseppe Pinetti per questa, questo mercato, il mercato milanese, quindi in Lombardia, ma come sempre oggi è venerdì e abbiamo l'appuntamento europeo, vediamo. E allora oggi, per parlare di Europa, di politiche di coesione e di questi finanziamenti che sono importanti, abbiamo come ospite, lo ringraziamo in studio, Giuseppe Roma, presidente del RUR, Rete Urbana delle Rappresentanze. Benvenuto, presidente. Le chiedo subito, allora, queste politiche di coesione che sono appunto diciamo, fondamentali per cercare di riequilibrare le disparità all'interno di un territorio, in questo caso dell'Italia, quanto sono rilevanti e importanti? Insomma, in base alla sua lunga esperienza, lei è stato per tantissimi anni anche. A capo del Censis, quindi ha studiato tutti questi meccanismi. Ma sono molto importanti, perché eh, questo nasce proprio dall'idea di un'Europa più solidale, più, più coesa, appunto. E quindi sono finanziamenti che servono per ridurre le disparità nei fra i territori e anche di carattere sociale dell'Europa. E quindi, per quanto riguarda l'Italia, soprattutto riguardano il Mezzogiorno, che sappiamo ancora è un po' affaticato e in ritardo rispetto al resto del paese sono finanziamenti, sono progetti, sono iniziative che certamente hanno un'importanza fondamentale, però noi li attribuiamo all'Europa. In realtà questi fondi che arrivano sono fondi che diamo noi italiani, perché è un fondo di solidarietà fra i diversi paesi, per cui chi ha di più mette nel fondo le sue risorse e poi ne riceve in base ai suoi bisogni e quindi noi diamo più di quello che riceviamo. Però siccome pensiamo che siano risorse europee dice, diciamo, beh le prendiamo o non le prendiamo, è uguale, tanto e invece, vengono dall'Europa, invece ci sono soldi nostri. nostri. Ecco Presidente, ma in qualche modo possiamo anche concretizzare, perché arrivano questi soldi che effettivamente possono fare interventi ad ampio, insomma molto ampio lo spettro delle possibilità di intervento. Sostanzialmente qualche episodio, qualche concreta realizzazione con questi fondi, qual è che lei ci vuole sì. raccontare? Lei poi conosce bene l'Italia, al nord al certo. sud, gira sempre. Allora, intanto dobbiamo dire che pensate che nel, questi fondi vengono utilizzati con piani di sei anni. Nel, quello che è scaduto nel 2021 c'erano circa un milione di progetti per 130 miliardi di investimento in questo periodo. Ma ci sono progetti diversi, molti sono di tipo infrastrutturale, sappiamo che i territori specie quelli dell'interno, quelli più marginali, hanno il problema dell'accessibilità, di arrivarci. Ma c'è anche un grande progetto tipo la ferrovia che unisce Palermo e Catania, che sappiamo oggi ci si mettono ore e ore per andare in treno. Ma ci, sono anche problemi, ci sono anche progetti più piccoli ma importantissimi. Penso per esempio a Palermo, faccio un esempio, un edificio è stato restaurato e si è fatta una casa per senza casa per gli ultimi o la ristrutturazione professionale, per esempio sappiamo a Matera c'è il grande distretto dei salotti che è andato in crisi e allora lì c'è stato un progetto per i lavoratori per dargli nuove competenze, ma anche per la cultura penso a Napoli, il Madre che è un bellissimo museo di arte contemporanea e anche la regia di Carditiello sono stati restaurati con questi fondi, insomma ci sono moltissime iniziative sia di tipo infrastrutturale per la ricerca, per la competitività per l'impresa e anche per il sociale quindi un impatto socio-economico significativo per il rilancio del nostro paese però le chiedo, molti di questi progetti poi a un certo punto si fermano, si bloccano è questo il vero problema sul quale intervenire perché altrimenti si disperdono un po' questi fondi o comunque si bloccano delle iniziative, delle progettualità importanti sì eh, se vediamo per esempio il risultato del piano che è finito nel 2021, ancora praticamente i progetti conclusi sono ancora relativamente pochi, 15-16%, anche la spesa che è stata fatta di questi 130 miliardi è, quasi, è ancora la metà, quindi c'è lentezza e molto spesso anche, lo sappiamo, non riusciamo a spendere queste risorse. Noi italiani guardiamo sempre i soldi, no? Eh, quanti soldi ci abbiamo? Abbiamo messo 3 miliardi per la natalità, abbiamo fatto... Ma poi questi soldi devono diventare delle azioni. E qui c'è la difficoltà, la difficoltà sia nelle amministrazioni centrali, perché alcuni programmi sono centrali, altri sono regionali. Alcune regioni vanno, vanno meglio, penso a Lazio, ha speso quasi tutto, la Campania, la Puglia vanno meglio, però per esempio la Sicilia è un po' in ritardo. Qual perché? Abbiamo il problema della burocrazia, lo sappiamo, ma io penso che sia anche questa frammentazione di tanti piccoli progetti, è difficile gestirli, e in più, molto spesso, queste linee programmatiche, di tipo progettuale, non si confrontano con i territori. Non nasce dal territorio l'esigenza di intervenire, ma dall'alto. Ci vuole una sinergia. L'ultima battuta, le chiedo, anche da vicepresidente del Turing Club. Allora, abbiamo parlato di eh, Carditello, di tanti musei importanti. Bisognerebbe canalizzare un po' di risorse, sempre di più, verso questi aspetti che sono rilevanti anche per rilanciare un turismo, non quello delle grandi città, ma dei piccoli borghi, delle realtà territoriali, proprio in Beh, 30 Non secondi. proprio con i fondi di coesione, ma con quelli che sono stati straordinari dopo il Covid, quelli del PNRR, un miliardo è andato proprio per la valorizzazione dei piccoli borghi. Noi abbiamo un turismo che si accentra in pochissime realtà italiane, Roma, Napoli, Pompei, Venezia, e quindi investire sui territori che molto spesso sono straordinariamente belli, sono quelli della, della montagna, della collina interna, delle, delle, delle regioni meno sviluppate... È, ci sono delle realtà, c'è questo programma Borghi, ma io penso che molte delle infrastrutture dovrebbero essere fatte proprio a sostegno di queste piccole realtà. Pensiamo a quella digitale, in molti comuni non arriva neanche il telefonino, come si fa a sviluppare il turismo? Grazie, grazie davvero al presidente del RUR, Rete Urbana delle Rappresentanze, Giuseppe Roma, grazie mille. Allora, la sigla, della sigla europea. E allora abbiamo solo il tempo Maris di salutare i nostri telespettatori, di augurare un buon fine settimana e di, dire, di dare l'appuntamento per lunedì, di cosa parleremo? Esatto, lunedì alle 10.30 vi aspettiamo perché parleremo di sanità, di liste di attese sempre più lunghi, sempre più persone si rivolgono al privato e capiremo come affrontare il problema. E allora ci vediamo lunedì mattina come sempre alle 10.30, a tutti quanti che ve lo ascolto come sempre, un, una serena giornata e un buon fine settimana.